Nel cielo sopra di noi si librano. Sivernish, messaggio del 25 aprile 2024. Dice Emanuela: nel cielo sopra di noi si librano un grande globo di luce dorata e due globi di luce dorata più piccoli. Il grande globo si apre e una meravigliosa luce dorata scende verso di noi. Da questo globo emerge il Re della Misericordia, vestito con la veste e il manto del suo sangue prezioso. La veste e il manto del Re Celeste sono riccamente ricamati con tralci di giglio dorati e grandi fiori di giglio aperti. I due piccoli globi di luce si aprono e da essi emergono due angeli in radiose vesti bianche. Essi stendono il manto del Re della Misericordia su di noi come una tenda che ci protegge. Ora vedo i nomi di molti santi ricamati in oro all'interno del manto reale: Santa Gemma Galgani, San Filippo Neri, San Charbel, Santa Filomena e molti altri santi. Il Re della Misericordia dice: nel nome del Padre e del Figlio, che sono io, e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, pregate molto per la pace. Chiedete riparazione davanti al Padre Eterno. Aiutate con la vostra preghiera, con il vostro sacrificio, affinché la guerra non si diffonda. Satana vuole sedurre le persone alla guerra. Abbiate la pace nei vostri cuori. Abbiate il mio amore nei vostri cuori. Siate buoni e misericordiosi, perché io sono il Re della Misericordia e vengo a voi per donarvi l'amore del Padre Eterno, con il quale io sono una cosa sola. Aprite i vostri cuori e chiedete tutto al Padre Eterno attraverso di me. La mia Santissima Madre prega molto per voi presso il trono dell'Eterno Padre. Ha esortato continuamente gli uomini a convertirsi. La conversione è la vostra salvezza. San Charbel, così lo conoscete, prega sempre per la pace presso il trono del Padre Eterno ed è un grande intercessore per voi uomini. Avete la grazia che i santi vengano a voi. Questo è ciò che vuole il Padre Eterno, perché essi devono darvi un esempio di santità. Convertitevi e lasciate che la santità del cielo vi pervada. Io sono l'amore stesso che si dona a voi. Il Re della Misericordia ha un grande scettro d'oro nella mano destra e la Vulgata, la Sacra Scrittura, nella mano sinistra, che ora si apre. Vedo il passo biblico, Luca 24, 24-34. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ed egli disse loro: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Il Re del Cielo dice: aprite dunque i vostri occhi, aprite il vostro cuore e aprite i vostri orecchi. Ascoltate la parola di Dio. Ascoltate le parole della Sacra Scrittura. Dove non regnano i miei comandamenti sono i comandamenti del Padre Eterno. Lì non può arrivare la pace. Il peccato vi induce alla guerra. Dunque, convertitevi, pregate e vivete nei sacramenti della Santa Chiesa, nei quali io sono pienamente presente. Io vivo nei miei sacramenti. Sono vivo. Comprendete questo. Ve lo ripeto di continuo. Mettetevi in ginocchio. Invocate misericordia. Il Re della Misericordia porta lo scettro al cuore. Il suo cuore arde e ha dentro una fiamma con una croce. Lo scettro del Re del Cielo diventa l'aspersorio del suo sangue prezioso, il sangue del suo cuore. Il Re della Misericordia ci asperge con il suo sangue prezioso. Nel nome del Padre e del Figlio, che sono io, e dello Spirito Santo. Amen. Io vi incoraggio a portare la vostra fede come una corona nei vostri cuori. Lasciate che il mio amore risplenda in voi e incendi i cuori degli uomini. Abbiate cuori splendenti, ardenti e vivi. Con questi cuori ardenti potete mitigare il giudizio. Ve lo ripeto sempre: dove arriva la grazia, regna gioia e pace. Fatevi coraggio, cari amici, e professate la vostra fede. Io ho testimoniato sulla croce il mio amore per voi. Testimoniate anche voi il vostro amore per me? Non allontanatevi dalla dottrina, dall'insegnamento dei vostri padri della fede. Rimanete saldi e abbiate coraggio. Io vi condurrò attraverso questo tempo. La Chiesa ha bisogno delle vostre preghiere. Qualunque cosa accada, io sono con voi. Pregate soprattutto per i prossimi anni. È il momento della decisione. Manuela dice: Serviam. Il Re della Misericordia ci congeda con un adieu e chiede la seguente preghiera: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amen. Il Signore torna alla luce, come pure i due angeli, quindi scompaiono. Questo messaggio viene reso noto senza voler anticipare il giudizio della Chiesa cattolica. Per il messaggio si prega di meditare il brano del Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti da 24 a 34,
come precedentemente letto. Ringraziamo ancora in primis il Re della Misericordia, la Santissima Trinità intera, Maria Santissima, gli angeli e i santi. Ringraziamo gli strumenti che ci permettono di ricevere, di ascoltare questo messaggio e questi messaggi di Sivernich. Ringraziamo Manuela, Stefania. Io vi saluto, vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore. Che Dio ci benedica.